il libro che vi presentiamo oggi. Gli studi su questo noto pittore, intagliatore del Quattrocento, sono assai numerosi, soprattutto a partire dall'Ottocento, fra i più conosciuti quelli di Niccolò Rasmo. Ma il recente studio di Sergio Pesce ha il merito, come sottolinea il titolo, di indagare su un particolare aspetto di Pacher, la prospettiva, cioè quella capacità di rappresentare gli oggetti tridimensionali su un piano bidimensionale. Un tema questo che nelle mani del giovane critico porta ad interessanti scoperte e rovescia anche certi luoghi comuni che considerano Pacher poco esperto in fatto di prospettiva. Ora, per parlare del libro e del valore artistico di Pacher, abbiamo in collegamento telefonico l'autore, che salutiamo. Buongiorno, dottor Pesce. A lei. Ecco, ben arrivato nella nostra trasmissione, la ringraziamo della sua collaborazione. Allora, da che cosa è nato il suo interesse per questo artista? Io sono per metà brunicense, anche se sono nato a Mestre. Calcoli che per Brunico Pacher è un personaggio importantissimo. I miei genitori poi mi portarono alla mostra tenutasi nel 98 a Novacella, io all'epoca ero minorenne. Con il tempo poi l'interesse via via maturato fino alla fase di studio, insomma. Si pensa che ad esempio il padre dell'iconologia, che è Panofsky, parla appunto di Pacher e questo non poteva lasciarmi, diciamo, indifferente. Certo. Ecco, nel suo libro lei definisce Michael Pacher artista di valore europeo dallo stile geniale e del tutto soggettivo, tipico dell'uomo di confine. Vuole spiegare in che senso? Sì, Pacher è senz'altro un artista europeo, il suo studio attento della prospettiva e il suo richiamo frontale sia alla pittura italica che a quella fiamminga lo pone come un anello di congiunzione tra queste due culture, quindi per questo anche uomo di confine. Un artista locale avrebbe semplicemente copiato questi stili, mentre un artista dal valore europeo come Pacher li rielabora grazie al suo genio. Certo. Come si suddividono gli argomenti all'interno del suo libro? Sì, ho diviso gli argomenti sostanzialmente in 6 capitoli. Una prima parte in cui praticamente io introduco il lettore al possibile rapporto tra Michel Pacher e la città di Padova, un rapporto che è stato spesso sottolineato in passato e che è frutto sostanzialmente di una teoria storica, anche perché documenti in merito purtroppo non ne ho trovati. Comunque, devo dire che è comunque una tesi piuttosto interessante e verosimile. Poi la seconda parte relativa alla biografia, anche qui abbiamo sempre un buio documentale, perché purtroppo gli unici documenti relativi a Pacher sono relativi appunto a fatture, a pochi contratti, quindi sappiamo molto poco. Dal terzo capitolo, che è un po' la chiave di volta del libro, si incomincia un atteggiamento critico nei confronti della prospettiva, cioè capire cosa si intendeva con il termine prospettiva nel 400. E questo serve al lettore per interpretare poi le mie ricostruzioni che sono degli ultimi 2 capitoli. Quindi avere, diciamo, degli strumenti per affrontare un'analisi più corretta delle mie ricostruzioni. L'ultimo capitolo poi riguarda le attribuzioni, un capitolo molto breve ma che comunque ho voluto inserire per utilizzare la medesima tecnica anche nei confronti di opere che gli sono state attribuite nel corso degli ultimi 2 secoli. Sì, lei infatti scrive che studiare Pacher non è facile a causa della scarsa documentazione che abbiamo di lui, delle poche opere certe rimaste, incerte per esempio date e luogo di nascita, incerto anche questo viaggio a Padova per conoscere la pittura veneta. Ecco, ci vuole magari parlare un pochino di questo ancora. Sì, diciamo che Pacher, più che, come ha detto giustamente lei, è un artista complesso, in alcuni casi viene considerato un artista difficile, io dico invece è più complesso perché, ahimè, questo buio di documenti ha portato alla formulazione di varie ipotesi e teorie in passato e oggi come oggi chiaramente per compilare una biografia corretta vanno studiate queste teorie e spesso ci si accorge che sono in contrapposizione le une alle altre. Il viaggio a Padova è certamente una possibilità, sappiamo che